Buongiorno amici, bentornati sul canale del vostro amico orologiaio. Oggi domenica 9 agosto, sì, domenica 9 agosto, direzione Macugnaga, in mezzo alle valli, stiamo già inoltrando sulla valle che non mi ricordo come cacchio si chiama. E niente, per cui vi farò godere dei paesaggi e del... Mamma mia che boce! Guardate che strada, fai vedere la strada. Però... Sì, si vede. Qui un piccolo tornantino. Dovevamo andare su in moto, ma siamo in quattro e quattro in moto non ci stavamo. Qui ci sono un po' di crocifissi appesi al muro perché evidentemente qualcuno qui ci ha lasciato le penne. E beh, signore, però stanno facendo il ponte, per tirar via quel pezzettino lì che è un po' ostico. Va bene, andiamo su a Macugnaga, a Pecetto. Ci raggiungeranno poi gli altri amici che verranno su con le loro motorette e andremo a visitare il villaggio Valster, andremo a visitare un po' di cose, le cascate, eccetera eccetera. A dopo. Perché ti sei slacciato le scarpe? Guardate che meraviglia questa valle, piedi del Monte Rosa. Fino alle 19:59 stiamo qua, va bene. Amico orologiaio, ciao amore. Dove ci porti oggi? Oggi andiamo a vedere le famose case Valster di Macugnaga. Ben ben. Ben ben. Beh, ripegnato, ma guarda che bello. Guarda. Allora, guarda, guarda da su. Guarda, Da su al Monte Moro. Lei matite. Vieni là. Che bella. Vabbè. Ma non vale. Ho visto l'acqua. Eccoci, siamo finalmente arrivati all'albergo Nuovo Pecetto in quel di Macugnaga. Adesso aspettiamo gli amici che arrivano su in moto, cercherò di filmarli quando arrivano e poi si va a mangiare. Ciao Marco, ciao Edo! Ciao! Ben arrivati! Ben arrivati! Ben arrivati! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao Edo! È qua tu, ho detto, no? Ah, tu vuoi? Funziona così, gnocco fritto con il lardo, passa alla macugnaghese, ottimo, tagliolino col fungo porcino del mutarum, dal mutarum, no qui non arrivano, si fermano neanche avanzone, non vengono. Fai tu Mario, ci fidiamo di te. E poi brasatino di McCann al nebbiolo, mamma mia, strudel della casa, cacchio buono, grande, giardino e via. Aggiudicato. Ciao Tony. Invece le donne se la ciacolano lì, all'ombra delle fresche frasche. All'ombra delle fresche frasche. Brave, brave, brave. La taschina. Ragazzi, hai finito il vino? Ha bevuto tutto la Steffi. No. Steffi e Chiara. Io butta la
l'acqua. Hai bevuto l'acqua e il vino? L'acqua. Hai bevuto l'acqua? Brava. Com'è il gnocco fritto? Buonissimo. Stupendo. Buono buono? Buono buono. Sì, sì, sì. Solina? Avete parlato del ritornello di Solina? Sì. Ah sì, più o meno. Il ritornello è facile. C'è il pompo, c'è il Conta su pena, in dialetto, parlate tutti in dialetto. Conta su pena. Conta su pena, ben chi conta su cumale. Vieni qua a aiutarci, presto. Conta su pena, ben chi conta su cumale. Cumale. Però ci devi dare l'attacco. No, non l'ho visto. Conta, creatore che ha dormito. Conta su pena, ben chi conta su cumale. Cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. E lo ricordi, Esolina, Urci ci eravamo in libertà. Quando era la mattina, su per l'Anzasca la volà. Mattina, giravo i boschi col papà, poi sul triciclo giù in cucina, un mondo tutto da esplorare. Ma te lo ricordi assieme a ieri, quante ragazze insieme a me, sabato sera giù in balera, pensate tanti a volontà. Le ricordo quelle sere, un caffè latte da mangiare, la neve che scendeva lieve e di racconti da ascoltare. Tutti insieme, conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Ma ci ripensi, Marilena, a quanto fieno da portare, mica sentivo mal di schiena, c'era una grande serenità. Io ci ripenso quelle sere, con le morose da filare, questa chitarra sotto al cielo e tutto un mondo da cambiare. Ma ci ripenso sembra ieri che scendevamo giù a Milano, la nebbia e i taxi verdi e neri, rumori e luci da raccontare. Io ci ripenso a quelle sere, alle castagne da mangiare, lana da raccomitolare e quei silenzi da cui imparare. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Conta su bene me chi conta su cumale, cumale. Versami un rosso che oggi fa freddo e fammi sedere un po', balla su sette che tardi. Femminile, sì. Lo riconosci? Ero io. Ah, ero piccolina. Eri piccolina, sì, bella. Avevo 12 anni. Io mi commuovo. 12 anni. Beh, ma no, ci siamo emozionati tutti, penso. Sì. Bella voce, grazie. Come? Sì, sa, aiuto. No, lei, aiuto in famiglia. Proprio brava. Sì. La pasta alla macugliese oggi l'ha fatta. Ah, la
contentissimi. Meno male. È come stare in casa, in famiglia, fantastico, bene, bene. Amici. È il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è questo, sì. Bene, bene. Billy è un cuoco senegalese bravissimo. Bravo Billy! Bravo. Bravo. Senza di loro non sarei nulla. Cacchio! Beh, bravo. Ma specie vedere che comunque dietro un albergo c'è una sì, grande sì, organizzazione comunque. Per forza. Tu sei la punta di diamante, ma diciamo, non è vero, poi. No, fai no, il modello. Senza, no, senza di loro non si potrebbe. Beh, senza immagino, male. Bene amici, abbiamo finito di mangiare la devastazione. Avete presente la devastazione? Abbiamo mangiato e bevuto l'impossibile. Adesso siamo qui all'Umbria, in mezzo al prato. E... questo è Marco. Marco è svenuto, morto. Le altre stanno facendo un po' di social. Tiziano fa finta di essere serio. Mia moglie ha perso qualsiasi tipo di dignità. Ha ingoiato un CD. Allora, questa è la canzone dei motociclisti. Dei motociclisti. Si chiama Due Dita. Anzi, in realtà si chiama Nastro d'asfalto. Le due dita sentirete. La strada è qui, qui che ci chiama. Ma non riusciamo a dirle no, perché la moto è la nostra vita e quanto ancora ce ne sarà resta un mistero, non si sa. Siamo qui tutti su questa strada, droga o demonio chissà cos'è, ma quando incroci chi è come te stacca la mano e saluta la nostra scelta di vita. Due dita fuori senza paura per far capire che siamo noi di questo viaggio i veri eroi. Due dita fuori, questo è il segnale, fammi capire che sei come me, che il vento porta via con sé. Differenziare, ma ci incrociamo sempre qua. Diversa è la filosofia, diversa è la velocità, uguali sulla stessa via. Decidi tu quanto rischiare, la posta in gioco sai quale. Ne abbiamo amici da ricordare, andate via senza colpa, a volte per incoscienza. Due dita fuori senza paura per far capire che siamo noi di questo viaggio i veri eroi. Due dita fuori, questo è il segnale, fammi capire che sei come me e il vento porta via con sé. Ognuno nella sua realtà che porta sempre dentro sé. Chi sogna curve e libertà, più un lungo nastro d'asfalto, col vento che graffia i capelli. Due dita fuori senza paura per far capire che siamo noi di questo viaggio i veri eroi. Maglietta personalizzata. Due dita fuori, questo è il segnale. Visto. Fammi capire che sei come me, che il vento porta via con sé. Via con sé. Due dita fuori, questo è il segnale. Fammi capire che sei come me, che il vento porta via con sé. Fuori senza paura per far capire che siamo noi di questo viaggio i veri eroi. Due dita fuori, questo è il segnale, fammi
è quella nuova, sì. Che uscirà il CD? Uscirà nel CD, sì. Questa è quella per cui dobbiamo fare videoclip a settembre, quindi serviremo tutti noi. Quindi questa è un'anticipazione per il canale dell'amico orologiaio fantastico! Facciamo pubblicità all'amico orologiaio! Facciamo vedere! Io un vostro canfibia! Vi informo quando appena suono. Un piacere! Il vostro canfibia! Orologio dei poveri, 80 euro! Che però va benissimo! Va benissimo, va benissimo! Ciao. Grazie ragazzi. Bene amici, il video è terminato. Questa è l'altra parte del gruppo. Gli altri sono rimasti giù nel prato. Da Mario. Ciao ragazzi. Da Pecetto, da Macugnaga, da tutta la compagnia. Ciao, al prossimo video. Pecetto, grazie. Ciao amici.